Ed ecco finalmente Alessandro Di Battista. Buongiorno a tutti, grazie. Mi è stata data una bustarella, per trasparenza l'apro di fronte a tutti, qua non si sa mai. A Roma quando danno le bustarelle a qualcuno del Partito Democratico c'è di mezzo Buzzi, il finanziatore del PD romano, nonché boss di Mafia Capitale. No, è una lettera con delle richieste, come vedete non ci sono denari, non ci sono soldi. Io ringrazio, vi ringrazio tutti quanti, è bello stare in piazza, guardate, senza intermediari, non ci sono neanche poliziotti, non vedo carabinieri, grazie, insomma, anche i carabinieri, le forze bastiamo di polizia. Bastiamo noi a proteggerti, Alessandro, sì. Sono due donne qua. No, loro lo sanno che quando scende in piazza il Popolo 5 Stelle, evidentemente i ladri sono altrove e se stanno da altrove, anche loro. Ma non soltanto a Roma, ovunque. Questo è l'esempio di un paese normale in cui un portavoce alla Camera dei Deputati scende in piazza, non ha scorte, non ci sono barriere, racconta il lavoro che fa, spiega come si sta comportando il Movimento 5 Stelle, fa capire che stiamo crescendo come forza di governo e siamo credibili, spiega qual è la nostra soluzione per i disoccupati, per i pensionati che guadagnano 400 euro al mese, per i giovani che sono costretti a scappare e magari andare a lavorare in Slovenia oppure in India ormai, i giovani in Italia scappano dall'Italia e cercano lavoro in India, come i giovani portoghesi cercano lavoro in Angola, oppure una soluzione per quei cinquantenni che perdono il lavoro a 50 anni. E che cosa fa un cinquantenne che perde lavoro in Italia? Ecco, la soluzione, abbiamo scritto una legge con coperture, si chiama reddito di cittadinanza. Il Premier non eletto da nessuno dice che è incostituzionale quando c'è in tutta Europa, tranne in Italia, Ungheria e Grecia. Qualcuno prova a pensare, a far credere che siano misure assistenzialistiche, non è vero. Il reddito di cittadinanza significa dare 780 euro a chi non ha reddito, oppure integrare, se un pensionato minimo ha di pensione minima 400 euro al mese non può vivere sotto la soglia di povertà che l'Istat ha calcolato appunto essere 780 euro. È accettabile che un paese faccia vivere i propri concittadini al di sotto della soglia di povertà? No. Evidentemente questa legge fa sì che noi abbiamo riformato i centri per l'impiego mettendoli in rete con l'Agenzia delle Entrate. Presentiamo dei lavori alle persone che ricevono un reddito, se ne rifiutano tre perdono anche il reddito. Contestualmente, tramite una serie di riforme che abbiamo fatto attraverso questa legge che è depositata, scritta con le coperture finanziarie, calcoliamo e verifichiamo se c'è qualche furbo che riceve il reddito pur non avendone diritto, e abbiamo istituito un reato ad hoc, cioè se tu sei un furbo e ricevi un reddito di cittadinanza avendo mentito, avendo prodotto della documentazione falsa, vai in galera. Ecco. E questo è un modo, è un errore di la Boldrini censura. Noi abbiamo delle soluzioni, abbiamo costruito soluzioni per tutto, per i tribunali intasati, per le persone che non riescono a ricevere giustizia Eternit o quel processo infame per le morti in Toscana per quel treno che è esploso, che entra sempre la prescrizione perché è stata fatta da questi delinquenti per salvarsi. Ecco, una proposta di legge, Andrea Colletti, la prescrizione entrerà soltanto, o meglio verrà cancellata se c'è stato il rinvio a giudizio, così tutte le persone che vanno a processo sanno che sì, arriverà sentenza e il delinquente che sa di essere colpevole cercherà il rito abbreviato oppure cercherà di patteggiare, è logico, perché non vuole spendere 30 milioni di euro in un avvocato per un avvocato sapendo che si arriverà a sentenza. Quindi i tribunali saranno meno intasati e il magistrato si occuperà di altri reati. Sono idee logiche, perché non sono mai state fatte? Perché ci sono in Parlamento dei criminali. È così. Tipo, inquisiti, indagati, condannati, l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, questo è il posto che io frequento quotidianamente, per quello ho piacere a venire in piazza e sono disposto a farmi foto con chiunque purché siate incensurati gentilmente. Visto un paio di facce che non mi danno totale affidamento. E poi un dramma dell'Italia, non sono soltanto i delinquenti, io questo lo dico sempre dopo due anni in Parlamento, sono le persone oneste, nei partiti ci sono, in tutti i partiti ci sono persone oneste, che però pur di voler mantenere un posto di potere, uno stipendio a 18.000 euro al mese, 15.000 euro al mese, accettano di scendere a compromessi con il delinquente. E questo è il dramma in Italia.
Martin Luther King diceva: io non temo la crudeltà dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. Questo diceva. Ecco, il Movimento 5 Stelle in silenzio non ci sta mai. Guardate, ci parliamo delle piazze. Qua possiamo entrare, in alcuni comuni possiamo entrare, non so se vinceremo, ma entreremo. E uno di noi che entra, un cittadino informato che entra nel consiglio comunale, è uno di loro che esce. Sempre. Uno di noi che entra è un cittadino che prende e studia le delibere, le determine, e vedrà dove sono finiti i soldi dei cittadini di Trieste negli ultimi 30 anni. Verificherà se c'è stato un lavoro, un appalto assegnato in maniera truffaldina, e faremo fiato sul collo, sperando che prima o poi i cittadini ci metteranno alla prova per governare. In molti comuni noi già governiamo, il 5 Stelle è forza di opposizione in Parlamento, ma è forza di governo in alcuni comuni. A Pomezia governiamo, si sono tagliati gli stipendi e il trasporto e la mensa scolastica è gratuita per i disabili grazie ai tagli dei soldi della cassa. Ma che ci vuole? Ci vuole Einstein a capire che prima di comprare gli F-35 devi abolire l'IRAP, che è la tassa peggiore che esiste, perché chiudono 50 imprese al giorno. Non c'è una tassa più iniqua, più oscena dell'IRAP, è la peggiore. Neanche colpisce gli utili, ma il fatturato, impedendo ad un imprenditore di assumere nuove persone. E i giovani scappano, i cinquantenni, che fa un cinquantenne, ripeto? L'unica cosa che aumenta qua in Italia, credetemi, sono purtroppo il consumo di psicofarmaci. Questo aumenta. Aumentano le droghe, legali e illegali, la sofferenza, la depressione. Eppure è un paese incredibile, Trieste è una città meravigliosa, il Friuli di Venezia Giulia è meraviglioso, soltanto di turismo qua si deve campare. Devono venire i tedeschi e devono pagare 100 euro per vedere come si fa il vino, non per assaggiarlo, per vedere come si fa. Devono pagare 100 euro i tedeschi. Questo, abbiamo questa risorsa, però evidentemente capite qual è il problema. Per quale motivo si investe qua anche nell'Adriatico in trivellazioni? Perché ci sono dei grandi lobbisti del petrolio che hanno finanziato le campagne elettorali dei partiti, a cominciare dal PD, e chiedono qualcosa in cambio. Io sono qui senza spese, autofinanziando, mi ho speso 140 euro di campagna elettorale. Questa è l'enorme rivoluzione del movimento. Qualcuno dice pure che ho speso troppo, la prossima volta tenterò di... Ma è questa la rivoluzione, non abbiamo padroni. Non credete alle balle, non abbiamo padroni. Diteci una volta che abbiamo sbagliato a votare in Parlamento. Noi siamo parlamentari, vogliamo essere giudicati in base a quel che votiamo. Invece veniamo criticati per tutto tranne che per i nostri voti e le proposte di legge. Perché ci criticano la maggior parte dei media? Perché quando il governo sarà 5 Stelle, dalla RAI cacceremo i partiti. Mediaset pagherà le tasse come tutti e i giornali non avranno una lira di finanziamento pubblico. Ma perché se sei un imprenditore di Trieste e sei in crisi ti fanno chiudere, lo Stato non ti aiuta, però ti chiami l'Unità, un giornale pagato anche per mentire, e lo Stato, noi cittadini dobbiamo dare i soldi all'Unità? Ma vi rendete conto? 60 milioni di euro, e la Padania ha fatto la stessa cosa. Occhio a credere alla propaganda leghista. Queste persone, al di là del tema dell'immigrazione, questi partiti sono identici. La prima legge, questo ve lo racconto, l'ho visto 10 giorni fa, la prima legge che è stata discussa in aula, alla Camera, a ritorno dall'estate, dalle vacanze, è stata una legge per spartirsi il finanziamento pubblico senza rendicontazioni. E Sella ha votato uguale alla Lega. Fanno finta di litigare, Sella dei fascisti e leghisti, i leghisti dicono voi comunisti. Ma quando si tratta di spartirsi i denari, votano allo stesso identico modo, e non riconosci, se non avessero le cravatte verdi, non vedresti la differenza tra un parlamentare della Lega e un parlamentare di Sella. È così, lo vedete che sono lo stesso identico sistema. Poi sull'immigrazione uno fa il buonista, l'altro fa il ruspista, poi sono un anno che parlano di ruspe, poi scopriamo che quando governava il centrodestra dava più soldi agli albergatori che accoglievano gli immigrati di quanto succeda oggi. È incredibile! Ma perché lo capite che c'è un sistema intero che gode anche quando sull'immigrazione clandestina? Ci sono persone che ci guadagnano, cooperative di destra e di sinistra che ci lucrano, e anche multinazionali che sfruttano l'immigrazione clandestina, i flussi migratori, per ridurre i salari, perché arriva un extracomunitario che fa un lavoro a 5 euro quando prima un italiano lo faceva a 15 e poi l'italiano sarà costretto a farlo a 5. È un disegno, diciamo, del grande capitale. Non ci facciamo infinocchiare da coloro che dicono accogliamo tutti e dagli altri che dicono ruspa. Il movimento ha delle idee.
Sapete che in Germania dura un mese e mezzo di media il riconoscimento dello status di rifugiato, in Italia può durare fino a 2 anni. Perché? Perché ogni giorno in più che passa un immigrato in un centro accoglienza sono quattrini che ingrassano anche le mafie. Allora noi abbiamo proposto l'assunzione immediata di 15.000 giovani provenienti dalle facoltà umanistiche e sociali, formati dagli istituti e dagli organismi internazionali come l'UNHCR che si occupano dei rifugiati. 15.000 italiani li metti a lavorare appunto in quelle strutture che si occupano del riconoscimento dello status di rifugiato. Evidentemente una persona che viene qua in un mese e mezzo saprà se può restare o non può restare, non in 2 anni. E così si dà lavoro a 15.000 persone, idee normali. Perché non lo fanno? Perché ce lo spiega Mafia Capitale, l'inchiesta, perché non lo fanno? Perché secondo Buzzi e questi criminali qui si fanno più soldi sull'immigrazione che con la droga e la prostituzione. Questo lo dicono i delinquenti, gli stessi delinquenti che intercettati definiscono il sindaco del Movimento 5 Stelle Fabio Fucci incorruttibile. Dicono occhio a loro, lui non ci provate che è incorruttibile. Noi non è che veniamo da Marte, siamo italiani come tutti, abbiamo i difetti degli italiani. Giorgio Gaber diceva: non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. È bellissimo questo. Che significa? Che tutti noi abbiamo un po' di berlusconismo, quindi renzismo all'interno. Dobbiamo fronteggiarlo. Dobbiamo fronteggiare questa logica italiota che ci fa credere che essere furbi è più importante che essere bravi. Come si fronteggia? Con delle regole per ridurre la possibilità di contaminazione. Il movimento ha 2 regole semplicissime: se sei incensurato ti puoi candidare, se sei indagato no. Questo evidentemente riduce la possibilità di contaminazione. Se io sono uno che già sono stato condannato per un reato contro la pubblica amministrazione e vengo rivotato, sarà più probabile che quello stesso reato lo possa ricommettere, è logico. Contestualmente vi invito a riflettere su questa regola meravigliosa. Quando noi parliamo di massimo 2 mandati e poi a casa, questa è la più grande veramente salvezza. Io so che oggi sto in Parlamento, ma ci sto con un contratto a tempo determinato, un cocco pro in cui il mio datore di lavoro è il popolo italiano, che me lo può rinnovare per la seconda volta se deciderò io di ricandidarmi e voi eventualmente di rivotare il movimento. Al termine del secondo mandato io sarò costretto a far ritorno nel mondo reale, che non è Montecitorio ma è questa piazza. Quindi sarà il mio stesso obiettivo migliorare la società reale, proprio perché sarò costretto a farvi ritorno. È il mio conflitto di interessi con il popolo italiano, il mio interesse è migliorare la società, il mio interesse specifico, proprio perché sarò costretto a fare un altro lavoro, perché la politica non è un mestiere. Che cos'è un mestiere? Ma il panettiere, l'avvocato è un mestiere, il salumiere, il cuoco, il netturbino, l'ingegnere è un mestiere, non il politico è un servizio civile, giusto? Un paese funziona quando il governo obbedisce al popolo, è evidente. Ma lo detto le dittature che non si vota più. Esatto, esattamente sono, se ci pensate, tra i governi non eletti da nessuno, abusivi. Perché? Perché sanno che se provano a difendersi, l'Europa anche ha spinto affinché ci fossero appunto dei presidenti del Consiglio estremamente docili con l'Europa. Questa Europa strana, no? Che quando si tratta di politica fiscale, qualcosa deve essere autonomo di un paese, mette bocca e dice: non potete spendere quei soldi perché ci dovete dare questi quattrini. Quindi su delle questioni dovrebbero essere prettamente nazionali, invece l'Europa mette bocca. Su delle questioni dovrebbero essere europee, di gestione complessiva come l'immigrazione, invece dice all'Italia: occupatene, è responsabilità vostra. Vi rendete conto che è fatta la rovescia? Il Movimento 5 Stelle nasce per creare sovranità popolare. Bravo. Sovranità monetaria, perché noi vogliamo una banca pubblica nazionalizzata che stampi della moneta. Bravo. Per fare delle politiche valutarie, fiscali, monetarie autonome. Perché è normale, guardate che negli Stati Uniti oggi crescono moltissimo perché hanno una loro moneta, è fondamentale, non stiamo, l'euro non è.